ma che sei bravo, ma come pattina bene, ma come bravo, e bravo pomeriggio di un giorno d'estate, a lungomare di San Leone, tre minorenni nulla facenti seduti su di una panchina, un ragazzo di 18 anni invece scorazza con il monopattino, su e giù, avanti e indietro, passa e ripassa davanti ai tre, e loro ripetono sempre la stessa tiritera, ma quanto è bravo, ma è veramente bravo. Poi basta con le parole, aspetta che lo facciamo diventare ancora più bravo. I tre si alzano dalla panchina, fermano il diciottenne con il monopattino e lo scaraventano a terra. Calci e pugni, pugni e calci. Tre però sono pochi, anche perché lui è troppo bravo. E allora interviene anche un quarto minorenne. Il malcapitato si protegge come può, ha gli occhiali e ha paura che glieli rompano. È il pomeriggio del 29 luglio scorso, sono le 19:30, il branco è in azione e tanti se ne accorgono, anche una coppia di fidanzati. Lui lascia la mano di lei e si immischia per liberare il diciottenne dalla morsa dei quattro minorenni. Non lo avesse mai fatto, i quattro lo massacrano, aiutati anche da due maggiorenni. 6-1, che poi è ricoverato in ospedale, 25 giorni di prognosi, trauma nasale e contusione toracico-addominale. Fine della puntata, scattano le indagini, i poliziotti della squadra volanti della questura di Agrigento non perdono tempo, un lavoro certosino, un tassello dopo l'altro, coordinato dalla dottoressa Gina Castelluzzo. Dopo poco più di un mese l'atteso epilogo, i fantastici quattro hanno un nome e cognome e a loro carico vi è una denuncia alla Procura della Repubblica per percosse e lesioni personali aggravate in concorso. Si tratta di quattro agrigentini, N.A. 17 anni, pregiudicato per lesioni personali, minacce e danneggiamenti, I.G. 15 anni, G.R. 17 anni e B.L. anche lui di 17 anni. I poliziotti saprebbero anche chi sono i due maggiorenni che hanno partecipato al linciaggio. Hanno le ore contate. Sviluppi nei prossimi giorni.